Ciao ragazzi, qui è Delta 28 e sono su Star Wars Battlefront 2, che già ho fatto qualche gameplay. Sto con il mio amico Grievous. Spero che si sente, perché su Discord dovrebbe sentire solamente la tua voce quando registro, se no bestemmi, parlo da solo. Assolutamente. E intanto apriamo la cassa giornaliera, che ovviamente uscirà schifezze. Sì, tanto crediti, fammi indovinare. Oddio, crediti, giusto? Crediti, 500 crediti, grazie. Esatto, allora, prima di iniziare a giocare a qualche partita, che tu fai eroe contro malvagio, che in modalità schifosa, però vabbè, facciamo quello. Parliamo un attimo della collezione, dai, che tu sei anche tu un critico dei gioco, no? Quindi, assolutamente. Allora, prima di tutto, parliamo della nuova patch che dovrà uscire a settembre di Clone Wars, la guerra dei cloni, no? Che finalmente la metteranno, parte perché l'armatura di Kashyyyk lo stanno mettendo, quella là mimetica dei cloni, ma soltanto perché ci sono uscite già delle mod in questione, e secondo me lì ha detto no, aspetta, mo facciamo noi la cosa, no? Ma perché è scaturito questa skin tutta mimetica? Perché il modello che vedete davanti a me, ragazzi, che state guardando, quella della collezione, quindi Assalto, il clone con la fascia rossa, che sarebbe stata fatta per Naboo, praticamente identica, un copia e incolla a quello di Kashyyyk. Aspettate un secondo, voglio abbassare il volume del gioco, dell'audio, perché può darsi che poi non si sente. Sì, se no non si sente forse la voce di Luca. Parla. Perfetto, forse ho abbassato, che forse è meglio, non si sa mai. Esatto, sì, assolutamente, assolutamente. Oddio, quanto è brillante sto armato, sto clone. Allora, aspetta, parlando, se tu parli di clone scout, vi faccio vedere che cosa intende come clone scout. Andiamo su specialista. E così vi faccio vedere che cosa intende clone scout. Sarebbe lo scout imperiale, però fatto modificato, giustamente. Se no uno dice chi è lo scout. Perché quello sarebbe bello come introduzione. Esatto. Esatto, quindi non ha niente a che fare con il modello che si vede attualmente nel gioco. Assolutamente. Anzi, questo è uno special. È un clone. Diciamo che come versione clone sarebbe non idoneo, perché sarebbe delle forze speciali, sarebbe un'elite questa versione qui in realtà, perché tiene pure la spalliera Dark, quindi è completamente tutta un'altra categoria. Hanno fatto un po' di casini con questi modelli, onestamente, dal mio punto di vista. Sì. Col suo attacco speciale di sarà fatto mio signore, no? Attacco ordine 66 come abilità speciale, adorato noi. Ah, che cosa simpatica, effettivamente. Sarebbe una meta simpatica, tipo quando l'attivi tutti gli eroi della tua squadra vengono uccisi. No, ma sai che figata. Però non credo che metteranno. Secondo me, se vogliono mettere un nuovo eroe, che a parte hanno già confermato. Sarebbe bello se ci fossero degli eventi casuali che accadono durante il gioco, tipo che ne so. Oppure a eseguire l'ordine 66 e di colpo il tuo obiettivo diventano i Jedi oltre che ai droidi nemici. Può essere, no, non sarebbe malvagio come cosa. Avrà così tante possibilità di questo gioco che non vedremo mai, ma va bene, insomma, l'importante è che ci vengano in mente. Guarda, a me viene da ridere il fatto che un gioco di Battlefront 2, cioè ci sta come immagine, cioè le prime cose che hanno proposto è fare proprio la guerra dei cloni. Sono stati meno dettagliati proprio con la guerra dei cloni, cioè è una barzelletta sta cosa. Però c'è da dire. Scusatemi, c'è poi da Così dire. in ritardo. Ah? Così in ritardo poi. Cavoli, abbiamo dovuto aspettare quasi un anno perché arrivi il primo DLC. Non è che poi il primo DLC, sai qual è? A parte poi far partire il gioco. E sia, è che Parliamo. il fatto che il DLC, il DL, questo DLC sì, è stato fatto, diciamo, perché hanno visto. Ah? DLC. DLC, scusa, DLC l'ho detto. DLC.
DLC, l'ho detto come si dovrebbe dire, o DLC, come vuoi tu. Dici e chi? Dici, praticamente è uscito perché, diciamocelo, non è perché volevano migliorare il gioco, ma perché hanno visto una perdita di utenza, a parte per, credo, per Fortnite, come tutti i giochi che praticamente hanno perso giocatori proprio per Fortnite, ma anche perché questo gioco non è stato più aggiornato da molto tempo e molti l'hanno abbandonato. Ma poi oltretutto perché mi hanno messo delle skin, aspetti dei cloni, perché dovevano fare prima, invece lo hanno fatto sul tardi, perché hanno pure notato che ci stavo già delle mod, cioè ci sta un modder che sto vedendo che ci sta pure guadagnando sopra a fare modelli basandosi sul vecchio Battlefront 2, riproponendolo nella versione moderna ora. Cioè, ma stiamo scherzando? Io ci sono rimasto male perché dico, questo è un lavoro che potevano fare gli sviluppatori attuali. E non l'hanno fatto, cioè non lo propongono, ma lo stanno e se lo lasciano fare il lavoro agli altri. Quindi, senza che uno si lamenti e dice: ah, ma i modder sono dei bastardi. Oh, dei modder bastardi, però i modder intervengono solo quando il gioco viene fatto o male o ha dimenticato delle cose fondamentali. Cioè, parliamone: il gioco Battlefront 2 classico del 2005, le mod sono uscite un anno dopo, ma non perché non li hackeravano quei giochi, li hanno pure hackerati. Però hanno migliorato il gioco, diciamocelo, l'hanno migliorato, quindi non dite sciocchezze. Aspetta, ti conviene prendere il Luke, credo. Ma io non lo so usare Luke, che vuoi da me? Io No, ho scelgo. preso il pianto, ho detto Luke. Ma sono marito e moglie, ma che vuoi? Moriremo malissimo. Senti, io ho il naso storto, tu hai la faccia. Ah, vabbè, pure tu con la Ah, skin. Vabbè, tu hai il casco. ti copri la tua brutta faccia. Anzi, no, io ho il casco. Cavolo, il Darth Maul è un problema. Darth Maul effettivamente. Madonna, che mira che ti è. Tariano Darth. What the f. Già mi ha ammazzato. Sei già morto! Ma Oh mi. mio Dio! Ma cosa? Quando? Perché? Vabbè. Ma non è possibile. Va bene. Proviamo, però io ti assicuro che boh. Brufoloso, brufoloso. Sì, ma brufoloso lui, va Ma bene. sei fatto, cioè la tua testa è diventata una pozzanghera di sangue alla fine. Sì, esatto. Sei fatto colpire ripetutamente da Aiden. Sì, ma sono stato one shottato, bro. Vabbè. Ciao papà. Lec da boss proprio del tipo. Lo Nessuno so. può sfuggire, però te devi farmi un attimo lo scudo umano davanti. E blocco. Voi come Quindi sapete. attacco. Oddio, ma mi scatta un po' il gioco, se ciao, aspetta. Oh, che cacchio di energia è? Ah, è Palpatine. Sì, ho ucciso, tieni, blocca, con te continua a bloccare. Dai che lo danneggio. No, mi hai laggato, sono laggato, sto laggando di brutto. Stiamo volando tutte e due. Non ho capito, sono morto. Ma anche a te ti lagga allora in generale, non è allora la mia connessione. Ah, c'è. Moriremo male, lo sai questo, vero? Eh beh, bosco sì.
Ok, ha laggato a me, se pare. Io devo vedere i frame perché a volte i frame mi partono. Mi sono partiti. No. Dov'è? Eccolo. Oddio, l'ho visto volare malissimo. Ah, questo è Waccia Waccia Jonesy. Cosa? Non ho fatto un cazzo io comunque, Allora, esatto. hai fatto nulla, però li hai distratti visivamente, e questo è l'importante. Dai, scelgo lei. Scelgo Blu-ray. Scelgo la Blu-ray. Tu scegli il Scelgo cioc. sta Blu-ray. Tu Che scegli il bello cioc. film, caldi abbracci. Che Il bello friend. anche. Il friend. Ecco. Il friend alone, praticamente. Quello che puliva i cessi. Quello Esatto. che li cagava e li puliva i cessi. Di nuovo? Ma che cosa? Oddio. Se qualcosa non è rotto, non ripararla, no? Si dice. Esatto. Attento. Madonna che mira. Ma che salto schifoso. Ecco arrivato Darth Vader. Dovresti affrontarlo da Fener. No, no. L'ho spoilerato, scusate. Cosa ho fatto? Dov'è? Ah, eccolo. Cosa ho fatto? No, no, non mi trovo proprio, laggo. Ho laggato di brutto. Vabbè, sei arrivato lì praticamente, vabbè, muori. No, è bellissimo, hai fatto Believe I Can Fly in un secondo. Distruggendo il posto in cui vivo, ok, volo. Yo-ho-ho, yo-ho-ho, yo-ho-ho. Cavoli. Ok, se non possono più usare The Darth Fener nel bosco, quindi probabilmente useranno Kylo Ren e Boba Fett, credo. Vabbè, io faccio. Yo-ho-ho-ho, Oddio. Oh, se ci diamo la vita entrambi diventiamo onnipotenti. L'ho detto io. Vedi che sono ormai un veggente. Allora, guarda la mia vita, che io ho l'abilità di dar vita. Quanta aspetta, giusto? vita abbiamo? 978, 1000. Perché tu hai questa voce in inglese? Che brutto. Ma tu dove sei? Ah, ma io laggo. Dammi vita, Yoda, dammi vita. Ti ho perso. Ma io non ti vedo. Stai fermo, maledizione. Se sto fermo, Boba Fett mi sfascia di razzi. Ah, sta là, non l'avevo visto. Cosa? Non mi è piaciuta, non hai fatto un cazzo, ho vinto io. Grazie, che amico che sei. Ho una brutta connessione comunque, non c'è niente da fare. Beh, almeno abbiamo vinto, dai, l'importante. Lo so, Madonna che brutte mani che ho visto, bloccata malissimo, fatte malissimo. Allora, vediamo un po', vediamo dove combattiamo adesso. Allora, io suggerirei, no? Di spugnarcela via prima che questi qua si incazzino e ci ammazzino di brutto. Quindi che vuol dire che usciamo, no? Quindi usciamo, sì, usciamo, questi qua adesso si compattano e diventano invincibili. Ho capito. E me ne fugo via. Però ho notato che io avevo messo il coso qui di vedermi i miei FPS, però avendo tolto Origin, automaticamente mi ha tolto il coso di FPS, che palle. Dai, proviamo una modalità tranquilla, l'unica e sola. Grazie, con la connessione ogni tanto schifosa, vediamo. Però non so com'è perché mi scatta, che qua comunque il frame rate ce l'ho buoni, cioè mi
Mi parto da un 50 a 40, quindi non è che sono messo male. È strano che mo la Sono cosa. vedo l'ora di far provare, di beccare TK qua a settembre e di fargli giocare Katsuyuk. Vedi, lui ha cool, lui ha la modalità in cui puoi giocare con TK, io non ho la modalità in cui posso giocare con O2, vedi la fregatura. Non è che c'è Katsuyuk con O2. Però devo dire una cosa, io spero che la modalità di gioco arcade, spero che metteranno più giocatori IA, perché quella è una modalità che sarebbe bella, se uno dice ok, online non posso giocare perché fa schifo la connessione, però mi faccio dei cazzo di arcade, delle vere e proprie guerre, non 10 contro 10, dai, ma che tristezza. È una caccia all'avversario. Cioè, metti 99 cioè, arrivi quasi a 1000, praticamente 999 unità di supporto, però fai 10 contro 10. Ma dov'hai? Ma sei messo male? Tanto male, Io spero che veramente l'IA. Io non devo contattare l'IA, non so come fare, devo contattare e dire scusate, teste di cazzo, ma mettete per favore 30 Sì. giorni. Almeno 40 unità avversarie e alleate. Riusciremo ad aspettare abbastanza a lungo da avere i nostri i restanti giocatori? Sì, perché magari. Vabbè, lol. Quanti ne sono rimasti? 9 disponibili. Dai, ce lo possiamo fare, secondo me in 4 minuti. Guarda, vedi che arriva già gente. E fu Ok, così che non. Ma Big Tank, haha. come fai alle. Ah, giusto per. No, e come. Perché io non riesco a vedere Premi l'altro tasto. i. Ah, ecco, oddio. C'è quella specie di tasto dell'init, lo tieni premuto e ti appare le mie statistiche. Sì. Ma quanta gente, siamo in quattro. Madonna, è così pieno. Comunque hanno Io fatto. guardo. Comunque. Ah, aspetta, oddio, chi è entrato? Large. Karslefert. Karslefert. Boh. Un kartoffel. Kartoffel. E anche Bitbyshin. È tedesco? No. Ma è comandante. Uno invece si chiama Vic Tank. Tank. Haha. Vic Tank. Si è appena aggregato un altro Monster Kill, vabbè, fantasia dei nomi. Monster kill. La posizione Quanto è sono double monster kill, che se, kill. o penta kill, secondo me l'hanno preso molti, quindi ha detto no, devo mettere qualcos'altro, quindi Monster. Guarda, pensa a quello là che si chiamava primo ordine Phil. Sì, ma effettivamente. Cioè, la cosa più inquietante è di io che gioco e di colpo vedo primo ordine Phil fuori. No, tu Cosa? devi leggere il nome. Vinogrado, vino, zombie. Bene. E poi c'è zombie, hobo, Oddio, ne mancano tre, ne mancano tre. goof thread. Vabbè, non so, alcuni hanno dei nomi assurdi. Dai, fammi impugnare il mio DC-15, Paolo, tu impugna il tuo DC-15, Come vuoi. prepariamo le armi. Comunque devo dire una cosa che però è stata una genialata questa assalto, no? Quando tu scegli la non scegli la squadra, tu inizi a partire il gioco, però ti mette automaticamente con tre membri, diciamo con tre giocatori in squadra, cioè te lo fa giallo i nomi e dici se vuoi ti fai un gruppo, vi fate, ovviamente se volete giocare insieme andate tutte e quattro a fare giocare di squadra a posto di per forza essere online con amici, capito? Questa è stata una genialata. Ma vuoi sapere una cosa stranissima che ho scoperto ieri? Cosa? Allora, ho scoperto un sito dove fanno le aste per vendere pezzi che provengono dai film di Star Wars, Ah, lol. dal set. Ma che figata. Sono schedati in base agli episodi, quindi sono i pezzi di episodio 1, episodio 2, episodio 3, 4, 5, 6. Ma che figata, ma è strabiliante. Oh, la gente se ne sta andando, ma che Ah cattivo. beh, uno è andato via. No, Uno è due. andato via, Siamo a vabbè dai, 5. speriamo in bene. E insomma vendono delle cose che tu non ti aspetteresti mai di trovare, tipo per esempio i cappellini che avevano i membri del cast o della troupe quando giravano il film. Avevano tipo il cappellino con scritto Revenge of the Sith o compagnia bella. No, niente, non si gioca stavolta. Niente, allora andiamo al menu. Allora usciamo. Ah, una cosa che non mi è piaciuta, ma credo che sei d'accordo anche tu con me, è con gli ufficiali del gioco di Battlefront. Quali? Aspetta, In quelli che genere. mettono le armature.
La collezione, no, no, in generale proprio, perché se vai su ufficiale, no, uno qualsiasi, per esempio, l'unico diverso è il droide, il separatista, che giustamente ci sta con l'armatura gialla. Poi abbiamo la resistenza, quello là del primo ordine, e vabbè. Resistenza, Aspetta, ed è uno. Po quindi sono un po', sai cosa, un po' scontati. sì, Alleanza Ribelle, cioè praticamente sono uguali, cambia soltanto. Allora, l'Alleanza Ribelle è classica e c'è sta e si è vista. Ok, chiudo un occhio, però è un copia e incolla con l'Uffi con la Resistenza, e già è uno. Poi ci sta Repubblica Gala. Cioè, il problema delle uniformi degli ufficiali, lo stesso problema che ho con l'Episodio 6, l'Episodio 6 ha tirato fuori un sacco di design e uniformi per gli ufficiali, per i piloti, che Esatto. una più brutta dell'altra. Se tu ne hai visto il pilota, metti dell'ala B, sembra che abbia un cesso come elmo, Allora, un cesso con i LED praticamente. hanno fatto un grosso errore, te lo dico io il perché, te lo dico io, Impero Galattico. Allora, l'Impero Galattico, mo l'hanno sistemato da poco perché non era così questo modello, non c'era, c'era quella là versione Morte Nera. Mo l'hanno rimodificato mettendo l'armatura. Questo qua è della TST, ok? È un ufficiale da terra, ufficialmente. Giochi di parole. Esatto, però a me dà fastidio questo rivederlo in Morte Nera e su Kashyyyk, cioè su Hoth, cioè non c'entrano, sono due armature, cioè sbagliatissimo. Cosa? Sembra semplicemente prendi l'ufficiale, gli butti un'armatura addosso e un casco e basta. Cioè lui praticamente l'uniforme rimane la stessa, avrei preferito se gli avessero cambiato l'uniforme, se avessero un uniforme da campo. No, ma io questo ti voglio far notare, ok? Al di là, vabbè, esteticamente parlando. Io sto parlando dell'estetica, guarda, Ma io parliamo più. parlerete con me, parlerete solo di estetica in Star Wars, ce ne sarà parecchio da dire. Sì, però parlando dell'estetica, parliamo anche del concetto base in concetto storico, in Quindi concetto. dici che a livello di forma hai solo il droide che è diverso, gli altri sono tutti Palesemente uguali? uguali, sì. Abbastanza, sì. Questo dà fastidio perché gli ufficiali che hanno usato, ecco, mo al di là questo Imperiale Galattico che mo l'hanno risistemato e messo quello là di AT-ST, però è unico, devono modificare ecco, quando si sta la battaglia su Morte Nera, devono togliere lui e mettere quello là della Morte Nera e quello là di Hoth e ca devono cambiarlo di nuovo perché c'è un altro modello ancora ed è sbagliato ed è e siamo già a due modelli. Poi abbiamo il primo ordine ufficiale che è Donna. Iniziamo una partita mentre cerchiamo di trovare una partita mentre intanto Sì, discutiamo. e già poi ci sta l'ufficiale donna, che cioè ovviamente donna, l'ufficiale per il primo ordine, solo donna, cioè non è che esistono i maschi, donna, specifica. Camino! Allora mettiamo. Allora, sì, che bello. Come me stesso. Esatto, giochi con te stesso. Comunque, sì, ma al di là che sono possesse tutte donne, però Esatto, cavolo, tutte donne. mettete. Giochi da solo, giochi con te stesso. Esatto. No, ma guarda che bello, posso anche prendere uno due, dai, fantastico. Se non fai il droid per primo, però. No, qua siamo sul cammino e stiamo giocando come cloni. Per la mia gioia. Non Esatto. giocheremo come viri su Caserta, però qua su cammino giochiamo Ah, che così. bello. Allora, assalto ovviamente. Però io mo dico, il pesante, al di là tutte le cose che non hanno niente a che fare con il modello della fase 2, fase 1, devo essere sincero, potevano benissimo mettere qua le fasce da ARC Trooper e poi l'ufficiale hanno sbagliato perché l'hanno messo quello là delle flotte aeree, cioè non c'entra un cazzo questa sua questo ufficiale, deve essere tolto perché deve stare quello là via terra, che sarebbe con Potevano l'armatura. benissimo mettere il sergente, risparmiavano anche soldi perché dovevano semplicemente verde oliva, cos'è che colori ha il sergente? Ma io odio che tu parli in inglese, io devo sentirlo in italiano, abbo pazienza. In italiano è inudibile,
scontabile, non puoi neanche. Ma perché sei così veloce? Ma tieni il brucio, tieni la pepe nel culo, come si dice a Roma, ma scusami. Sei velocissimo, attenzione dietro. Mi sono. No, lagga, vedi, io ho qualche problema di lag oggi. Madonna, no, vabbè, minorenne, no. Oddio! Ma solo io potevo beccare il superdotato da battaglia, ma dai! Ma cosa? Spiegamelo. Che poi sono morto malissimo, sono morto. Ecco, sono con uno specialista che è un cecchino. Che è successo? Vabbè, questa è una personalizzazione, anche che la personalizzazione ci dovrebbe stare più con le skin e non con l'armamento, però dettagli. Attenzione, che non so dove sei, però. Sono deceduto perché mi hanno lanciato una granata impatto. Solo, aspetta che entriamo insieme, entriamo insieme. Insieme! No, non siamo entrati insieme, che sfiga. Perché siamo tutti compagni. Sono in squadra con due soldati. No, un jetpack e un. Moriremo male. Già lo so. Ma io odio quella cazzo di granata, sai che non la sopporto. Io ho visto gente volare. Ho sentito. Posso usare il jetpack, dai. Oddio, non ho capito che è successo. No, è successa una cosa stranissima. Sono con due walkie. Ho notato che molti usano walkie. No! Me l'hanno chiuso nel momento che ho sparato. Ma che sfiga. No, no, ho lanciato il bazooka, peggio. Peggio, ho lanciato il bazooka. Cioè, ho lanciato il bazooka, no, non la canna. Ho lanciato il bazooka presso così. Madonna, l'italiano. Stiamo facendo leggermente schifo, perché loro sono di 10 più avanti di noi, eh. Ah? Ma morirai in maniera obesa comunque, sappilo. Insieme. Comunque c'è un bug, ragazzi, ve lo dico. Cioè, praticamente quando tu spotti, no? A volte stai in ginocchio, accidentalmente, ma stai in ginocchio. Droide. Ho visto, ma il super droide fa un fastidio, cane. No, l'ho ucciso io, fottiti. Cioè, a me fa ridere che ci sta un droide che spara, no? Spara a me, dietro di me c'è un clone e ignora lo sparo. Cioè, spiegami, tizio, com'è? Com'è possibile? Che si copre gli occhi, che non vuole vedere questo scempio. Comunque, i superdroidi da battaglia l'hanno fatto troppo basso. Questa è una cosa che io devo reclamare. Perché il droide da battaglia, porca mistia. Ma un po', per favore, che un superdroide da battaglia arriva quanto un Wookiee. Siamo seri. Appunto. Cioè, i cloni sono alti 1,80, no? Quindi paragon. Paragoniamolo a un superdotato da battaglia che è alto almeno 1,90. Sì, per carità, concordo, però allo stesso tempo, porca miseria, ragazzi. Odio l'eliminazione perché spottano a random. Ah, mo la connessione ce l'ho buona, solo quando sparo contro gli altri avversari è pessima, appunto. Cioè, come ho detto, l'ho detto.
Ma io non ho capito perché ho questo problema di connessione. Ma non c'è nessuno che sta giocando, sta connesso. Cioè, non lo so. Oddio, quanti ne siamo? LOL, calma. LOL, bellissimo, si sente una partita italiana e inglese prima che è stato divertentissimo. Che secondo me... Oddio! Troppa gente. Uno che gioca Wookie si chiama Wolf, la fantasia, giustamente. Che poi io non ho mai capito, sarebbe uno Yeti praticamente, un Wookie. Aspetta, 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 che sono un attimo in questa situazione estremamente critica. Quelli con il Catling li sto odiando tantissimo. Ma com'è? Ecco, ah, ci sei anche tu, eccoti, ti raggiungo, amico. Attenzione che sta arrivando uno dal lato sinistro, eh. Dove sei? Ma vabbè, come sei arrivato lì in fondo? Non ho fatto una bella morte, vero? No. Decisamente no. Una bella morte, non una bella... Ah, no, ecco. Andiamo. Però è vero, la voce l'hanno fatta un po' strana dei cloni, eh. Andiamo! Va bene, calmati. Chi Questo tipo qua, questo ufficiale maledetto. è questo ufficiale? Lei è Camallieri, da Camme. Kamea, gioca a Dragon Ball. Kamehameha! Ah, ma dove... Cosa ho visto? No. Ho fatto il raid, ho fatto tutte le mosse, ho fatto tutte quelle mosse bastarde. Sappi che io sto registrando, in tutto ciò, e ti assicuro che sto vedendo cose strane. Niente, non riesco a combinare nulla. Niente, sono morto in maniera brutale. Cioè, il jetpack... Ehi là, ciao. Di lato a sinistra. No. Sconfitta. Salute. Eh vabbè, però tecnicamente con l'armatura da Naboo, io gioco Naboo in casa, zitto. Wow, gioco così bene che manco ci sto, però bellissima la posa di vittoria, dai, è figa. No, quello ti sta mandando a fanculo di tipo... No, Jakku, Jakku, no, sono sicuro che facciamo i fill. Esatto. Oh, che bello, facciamo i fill. Guardatemi, sono io, sono Phil. Che gioco come un vigliacco. Ma perché? No, come un vigliacco no, dai. Cioè sì, però dai, no. Madonna, le texture in ritardo che si carica. Oddio, ancora si sta stabilizzando. È bellissimo vederlo che si stabilizza in ritardo le texture. Ma io non riesco a prendere sul serio l'armo del primo ordine, sembra che veramente stia ridendo. Sembra che ti guarda tutto contento, con un sorrisone. Ma non è notato che somiglia più a Paperino in tutto ciò, comunque, dettagli. Mi trolla, tipo. Non è malvagio come armatura, però... Oddio, ero invisibile. Sto arrivando, comunque. No, comunque una brutta connessione, eh. Te lo dico, questa è l'ultima partita, eh. Eh sì, mi scatta ancora, devo capire il perché. O perché ci stanno giocando troppa gente o i server sono intasati. Oddio... Attenzione che ci sta uno.
morto malissimo, però ho fatto una kill. Mi sento fiero. No, perché la mina non trova. Ma perché ti vuoi. Non c'è neanche piazzare mine. Ma tu mi spieghi. No, tu dovevi vedere un Phil che si è posizionato da dietro a guardarci, si è fatto fregare. No, la connessione. Vedi, io odio. Ecco perché io poi stacco le partite online quando ho problemi di connessione di questo genere, veramente. Perché non ti diverti? Ci bestemmi solamente. No, entro l'altro Phil. Tu sei il Phil che vuole fare Rambo. Vabbè, però sono più simpatico di te. Tu dai la fascia nera, ah, io sono fico, attenzione che c'è un tizio che è appena scappato. Madonna, com'è morto? No, io perché io odio quando laggo, non c'è niente da fare. No, niente, non. Come faccio a giocare così? Non posso. Aspetta, c'è la mia posizione segreta. Guarda, io come detto. Guarda. LOL, no, questo in teoria non lo potresti poi fare sta cosa. Pure eccomi qua che lo faccio. Sì, ho ucciso un cecchino. Bravo. Io faccio. Attenzione che sta arrivando uno lì. Alla tua destra. Oh, li prendo le spalle. Dov'è? Ah, sei sceso. Aia. Per giocare come figlio devi pensare come figlio. Sei un bastardo in pratica, ok. Però un errore hanno fatto anche con il primo ordine. Sentiamo. In pratica, cioè, tutti con la tuta invernale e poi con il jump e compagnia bella usano l'armatura normale, cioè dovevano morire congelati in pratica. Tecnicamente. Sì, tecnicamente, sì. Cioè, a me dà fastidio perché nei vecchi Battlefront 1 e il 2 hanno studiato invece di mettere le skin e caratteristiche differenti per mappa. Qua invece si sono sbattuti proprio, cioè, ah. Yeah. È la tristezza quando fanno queste cose. Ma solo io potevo beccare. No, però guarda, io lo odio. Niente, quando mi lag quel secondo, perché non è che è un lag, è un momento. Quel è un mini lag proprio nell'attimo in cui non dovrebbe esserci. Infatti, se tu vedi il gameplay che poi lo pubblico, tu mi dirai porca miseria la sfiga. E lo so. Che poi quando gioco a League of Legends e mi succede questa lag momentanea, aiaiaia. No, no, mi dicono, ah, tu ci stai trollando, non c'è il lag e compagnia bella. Non è che non c'è il lag, c'è il lag, ma è talmente un secondo che non viene visto dal gioco, capito? No, mi hanno occupato. Madonna, ho visto un Chubè, un Walking morire male. Dai, usiamo il. Ma che poi. Ma che poi il primo ordine dovrebbe avere pure la fascia bianca. Ci sta la rossa e la nera. Cioè, che razzisti. E la fascia bianca non c'è. No, dimmi che l'ho preso. Madonna che mira. L'ho preso con la col fucile. E mi lagga. E sono morto. L'ho notato sul secondo. Ah, è morto. L'ho ammazzato, non so come, ma va bene. Manco l'animazione ha fatto il jetpack per dire vabbè, è inutile, tanto morirai. Psh, ho fatto una figa. No, non mi lagga. Ecco, io lo odio perché lo capisco quando laggo. Ecco, appunto. Oh, ma non c'è nessuno, è impossibile. Ma come che non c'è nessuno? Ah, dai, tu, chi non può essere. Maledetti. Ma ragazzi, ma io sto laggando di brutto o non c'è più nessuno? No, madonna, sono arrivato a rosso, sono arrivato. Ma che cosa? No, vabbè.
No, è che gioco proprio, è il tipo inutile. Ma perché ci ostina a mettere le mine per terra? Perché ti... Non le piazza sui muri, le butta sul pavimento, non fanno niente se le butta sul pavimento, sono mine da muro, le chiamano mine da muro perché tu le metti per terra. È perché ti deve fottere e dire no, lo metto a terra già per romperti i coglioni. Ma Cavoli, film, maledizione. perché, povero Phil? Noi stiamo i fi... Oddio! No, non ti... O ok. Vedi come altro film. Burzum! Esagerato. Madonna, poco è morta e stupida, brutta. Arrivano in continuazione. Esco dalle fottute pareti. Si fottono dalle fottute pareti. Pareti. Ok, Pareti che escono. sto arrivando. Stavo arrivando. Vieni, sopraggiungi che qua c'è un altro walkie. C'è un problema, laggo, scatto come non ci fosse un domani, che non esiste la fisica. Dietro, dietro. Giro con l'abilità del film. Io ho le armi segrete del primo ordine. Quello di fare una curvetta. Comunque dai, forse recupereremo, e fu così che moriamo alla grande. Unforce, X-Force, che... No, perché si chiama? Ah, ecco. Madonna, mi si è fermato il personaggio. No, non fare il lag, non fare il lag mentre corro. Arrivo io. Ammazza quello lì. Oh, siamo in due. Aia. Madonna, come stai... No, tu devi... Quando io laggo, a volte succedono delle scene comiche, delle scene co... Ma secondo me è il server che fa cagare, eh. Io già poco... Può darsi. Oh, ho piantato una mina addosso al muro, alleluia. No, la mia testa, la mia testa. No, io questo video lo caricherò su YouTube, non mi interessa proprio. Ma io laggo, se no facevo cap... Attenzione che c'è uno fermo lì, là sotto, eh. Ah, anche là. Pur io. No, laggo. Sono fermo, non riesco a muovermi. Oddio, non mi hanno visto proprio. Com'è possibile? Non mi hanno visto. No, è impossibile. Madonna, ma one shot. No! Bellissima! No, morto! Ho fatto 4 kill, Luca. Non mi hanno visto proprio. 4 kill. Grazie, lag. A volte sei utile. Esatto, ma quella a volte del tipo. Non so se essere contento o meno. No, 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 Nora però, eh. Ok, non ho capito che è successo. Le mini cadono. Cosa ti ha fatto il muro? È fatto di. Di cartapesta. Sì, no, è tipo pino d'olio, è unto il muro, che la mina fa schifo, attacca il muro. Ho visto una brutta granata. Una bruttissima granata. Io sto sparando a raffica perché sono in una brutta posizione. No, sconfitto, sono l'ultimo morto. No, come? E qua siamo a 6 su 14, perché sconfitto? Ah, morto io in senso. Ah, ok. Per la causa. È bellissimo quando sento queste cose. Per le paste! Dovrebbero dire, per le Ma paste! tu sei fissato con sto povero Phil, non ha fatto niente di male per il momento. Per il momento.
ma dai. Bello, l'ho killato con una cannonata. Aia. Aia. No, manco. Vabbè, tutte scuse. Comunque, io ho giocato benissimo. Ho giocato benissimo, potevo arrivare settimo. Perché erano tutti separati, erano tutti isolati, dovevo correre. Oddio, ma che è sto Chewbacca in mezzo? Ah! Comunque, basta, devo uscire. Basta, mi lagga troppo. Ho fatto pure un bel gameplay, sono contento. Basta. Stacco. Mi sono stanco. Sì, poi hai avuto 4, vuole giocare io 4. No, io sono in lutto perché avevo perso sul camino. Vabbè, pazienza, succede, ci rivendicheremo. No, io devo capire perché mi lagga. Perché la connessione mo ce l'avevo ottima, ce l'ho ottima. Con me, secondo me i server del gioco c'è qualche problema. Vabbè, lasciamo stare, dai. Dai, ti saluto. Dai, ti saluto. Per la prossima volta. Saluta i ragazzi qua, spero che si senta la tua voce, se no ti toccherà fare la chiamata col muto. No, ma mi sembra che non mente mai, cioè, non me lo so. Esatto. Non mentivo, non sono drogato, non immagino le cose, le persone esistono, io vedo gente morta. Cose del genere. Vabbè, dai, ti saluto. Ciao ragazzi. Alla prossima gameplay, speriamo connessione decente.